No, vabbè, ragazzi. Incredibile. Incredibile questa giornata di Serie A team. Incredibile. Al momento, appunto, Napoli 1, Fiorentina 3, Sassuolo 2, Atalanta 0, più Venezia 0, Udinese 1. Ah no, scusate, 1-1 tra Venezia e Udinese. Attenzione qua, Osimhen! Gol. Attenzione. Rete del Napoli. Ha segnato Victor Osimhen, ce l'ho contro il Fantacalcio. Alleluia. 2-3. Porca miseria. Porca miseria. Attenzione, attenzione. Siamo all'84esimo. L'Apri ancora 8-9 minuti ancora per provare a pareggiarla. Qua sbaglia Igor. Gol di Victor Osimhen. Comunque, ragazzi, prima di tutto, like, iscrizione, campanella. Condividete questo video con tutti i vostri amici. Siamo sul secondo canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi tutti, anche al primo. E niente, questo Napoli che non demorde, Sassuolo che niente, sta vincendo contro Atalanta per 2, rete a 0. Intanto un cambio per la Fiorentina, dentro Martinez quarta, fuori con il numero 22, Nico Gonzalez. Cambio per la Fiorentina che si copre, e ce ne sono anche altri. Sto guardando il suo gol, quindi non so. Tutti i cambi, dentro anche Kai Kon. Esce anche Igor. Siamo quasi all'85esimo. Che Sassuolo poi. Che Sassuolo contro l'Atalanta. Pazzesco veramente. Pazzesco il Sassuolo contro l'Atalanta. Che sta vincendo 2-0. Ma ha fatto una partita pazzesca. Colpendo anche tre recuperi intanto di Sassuolo Atalanta. Colpendo anche una traversa e un palo. Una traversa con Traoré che ha fatto doppietta ed è fra il palo. Ma Atalanta che oggi è veramente poca roba. A parte una traversa di Pasalic. È una palla fuori di Alexei Minocuk. Nel mezzo però attacca l'Atalanta. Muriel, palla per Pasalic. Consigli la tiene, mancano 2 minuti. In pugno ce la sa solo questa partita. Attenzione al Napoli, non mi fido. Intanto consigli qua va mi sa al rilancio, mancano 2 minuti per l'appunto. Però Sassuolo che gioca una grande partita, un grande calcio, che fazione veramente spettacolare. Atalanta che gioca una brutta partita, si vedono le mancanze di alcuni giocatori. Attenzione qui a Malinowski, palla buona per Muriel. Muriel, Muriel per Malinowski. Non riesce. Attenzione ancora all'Atalanta. Attenzione qua, contatto. Cos'è? Fuori gioco. Protesta Zappa Costa. Ah, simulazione Zappa Costa. Che per me non è tanto simulazione. Non capisco il giallo, sinceramente. Meglio così. Però praticamente l'Atalanta che perde contro il Sassuolo. E da Juventino non posso credere. Sassuolo che è l'anti-big. Fa una grande prestazione. Vediamo qui. Vediamo un po', aspettate. Vediamo se. No, simulate, giusto, giusto. No, no, no. Condivido la decisione. No, si è buttato, re. No. Si è buttato totalmente. Si è buttato totalmente. Sta finendo la partita tra Sassuolo e Atalanta. Poi, vedremo un po' a Napoli-Fiorentina. Quanto stanno? Stavano prima 2-3. Speriamo che la Fiorentina se la porti a casa. Della Fiorentina hanno segnato Gonzalez, Sikone e Capral, un grande gol. Del Napoli hanno segnato Mertens, Osimhen, attenzione qua, palla in avanti, Muriel, gol, ma 2-1, ma manca veramente nulla la partita. Alla fine della partita, se il Sassuolo non fa cavolate, la porta tranquillamente a casa. Rivolgiamo un lancio lungo di Malinowski, male qui 3 soldi, Muriel fa 2-1. L'Udinese che ha segnato, incredibile, non ci posso credere. 2-1. Siamo al 94esimo. No, dopo che il Venezia aveva trovato il pareggio, non ci posso credere. Ha segnato Becao. Pazzesco. Povero Venezia, anche qui un po' di sfortuna. Partita però non divertentissima. Però Venezia si è messo male. Se portava quantomeno un punto a casa, per me era un buon punto, anche perché il Genoa aveva perso oggi con la Lazio 4-1. Ok, il punto magari non serviva così tanto, ma era sempre meglio di niente. Intanto qua
88esimo tra Napoli e Fiorentina. Ma sul Napoli ci prova Demme, il cross in mezzo, libera Martinez quarta. Koulibaly, palla indietro. Fiorentina, ti prego, tienila. Ospina, ma lunga al rilancio. Attenzione, qui finisce giù Castrovilli. Punizione Fiorentina. Fiorentina che deve conquistare più falli possibili. Grande partita comunque della Fiorentina. Peccato per l'errore di Igor, che comunque aveva fatto una grandissima partita contro Osimhen. Mancano 3-4 minuti, ovviamente. Immagino un recupero di 2-3 minuti. Non si è sprecato in realtà troppo tempo. Rilancio intanto a cercare Cocorin, mi sembra. Attenzione qui. Dai, 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 Caglia, comprendila. Bravo, Caglia, ma era messa per il Napoli. Gulam è entrato anche lui al posto di Zanoli. No, no, non è entrato al posto di Zanoli, ma al posto di Mario Rui, che oggi ha fatto una brutta partita. Zanoli un po' spento, ma ci sta d'altronde. Ha fatto una super partita con l'Atalanta. Bravo Ikoné, che è entrato benissimo. Fallo, falli. Fischia l'arbitro. Mi sa che. Oh, attenzione qua, Zanoli che tiene una maglia di Malè. Un po' di nervosismo in questi ultimi minuti. Punizione per il Venezia, ultima occasione per provare veramente il tutto per tutto, penso sia abbastanza impossibile. Partirà Nani o Aramo? Vediamo un po' che va, parte Aramo, palla troppo alta, finisce qui. L'Udinese vince contro il Venezia, intanto 5 minuti di recupero, come così tanti? Partirà Gulam. Un po' tanti, secondo me 5 minuti. Non so, Gulam. Palla dall'altra parte. Raccoglie Terracciano. Raccoglie Terracciano, questo è molto importante. Sono finite, penso, le altre due partite. Perché Sassuolo dovrebbe in teoria aver vinto contro l'Atalanta, che comunque ha fatto una brutta partita. E sta quindi ancora a tanti punti dalla Juve, e questo è molto importante. La Juve che nella prossima giornata affronterà il Bologna, poi la Fiorentina in Coppa e Sassuolo in trasferta. Ecco lì, la vedo grigia. Bisogna fare assolutamente punti contro il Bologna. Poi se non erro dopo il Sassuolo c'è il Venezia. Intanto poi si rialza Cocorin, che non prende, non sta manco a giocare. È entrato così a caso. E beh, seguiamo ancora Napoli-Fiorentina. Appunto, dopo le altre due che sono finite, sarà punizione per i Viola. Che se porterebbe a casa i 3 punti, sarebbero 3 punti vitali. Insomma, Malè qui copre. Malè fa un gran lavoro. Palle per Ikoné, ma non so perché. Ma è rinvio Napoli. Non ho capito perché. Forse la palla era già uscita prima. Non lo so. Aveva fatto una grandissima cosa, ma lei che è entrato bene, veramente una grande Fiorentina oggi. Aveva segnato il momentaneo 1-1 il Napoli merda. Intanto attenzione a Cocorin. Cocorin, dai, Cocorin. Cocorin. Non è fallo, Amrabat. Malè. Bella la palla. Dai, Fiore. Dai, Fiore. Fai sto 4-2, la chiudi. Malè. Il cross dall'altra parte. Stop. Altero. Palla fuori di nulla. Kai Ekon era andato vicinissimo al gol 4-2. Mancano ancora 2 minuti e mezzo alla fine. Koulibaly. Lungo. Non, gran rilancio. Palla ancora sui piedi. Koulibaly. Ospina. Ospina va al rilancio. Palla lunga per Victor Osimhen. Attenzione qua, ancora Osimhen. 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 Palle dall'altra parte. Gulam. Demme. Demme dall'altra parte per Rachmani. Zanoli. Zanoli la dà. Lozano però. Si guadagna la rimessa. Gol annullato. Ah no, non se la guadagna. Gol annullato. Lozano Osimhen per fuorigioco. È fondamentale che l'Atalanta abbia perso perché l'Atalanta andrebbe a. Non so quanti punti è adesso dalla Juve l'Atalanta, non ho visto. Forse a meno 11?
Non voglio dire una cavolata, cioè se l'Atalanta ha già perso ed è a meno 11 dalla Juve, cioè praticamente l'Atalanta è fuori dalla Champions, praticamente. Il vero rivale era Roma a sto punto. Attenzione a lei, palla in mezzo, controllo di Castrovilli, non è riuscito. Icone, manca 1 minuto e mezzo praticamente. Icone deve fare la cosa giusta, vediamo se la farà. Icone, giocatore fortissimo su FIFA, l'ho provato, è una bestia. Sa Milenkovic, palla dall'altra parte a Kayakol, manca 1 minuto. Attenzione a Castrovilli, Castrovilli si inserisce. Castrovilli, palla in mezzo. Gulam, spazza via. Mertens, giocatore incredibile, Dries. Attenzione qua, Gulam, fallo. Sarà punizione per il Napoli. Sarà punizione, mancano neanche non manca neanche 1 minuto, mancano 40 secondi, 50 secondi più o meno. Fatto sta che queste tre partite sono state entrambe, tutte e tre bellissime, forse Venezia Udinese, forse la meno bella delle tre. Ospina va al rilancio, va lungo. Attenzione, vediamo un po'. Kayekon spazza via, la tiene in campo. Attenzione, Ospina. Mancano 20 secondi per il Napoli per provare a guadagnare questa partita. Icone, vai. Attenzione qua al Ciuki. Il Ciuki Lozano. Il Ciuki Lozano. Male, rientra benissimo. Ma sarà rimessa Napoli. Mancano 6 secondi praticamente. Zanoli festeggia la Fiorentina. Festeggia la Fiorentina che vince sul campo del Napoli. E per questo, e per la Juve, è ottimo questo risultato. Perché stanno a meno 4 dal Napoli. Per fortuna, così blindiamo il quarto posto e possiamo anche puntare al terzo. Giornata bellissima a livello di risultati per ora. Poi ci sarà la Roma alle 18 e il Torino Milan poi. Ciao, regà.